Stai registrando? Quanti minuti c'hai? Io infiniti. Infiniti. Possiamo anche fare un porno, volevo. Allora, ragazzi, fermi tutti un attimo, perché l'ultimo video che abbiamo fatto insieme, quindi le risposte più assurde ai compiti in classe, ha raggiunto e superato le 400.000 visualizzazioni e quasi 20.000 like. Siamo a 18.000. Mamma mia, tanta roba. Ora tocca a te. C'hai ragione. Quindi, per questo video superiamo 10.000 like. Oh, buono, ho capito che sei VIP. 10.000 non ci arriva manco. Vabbè. 5. Vabbè, 5.000 like. Vai, fate voi, se ne lasciate di più non mi offendo. Sì, infatti, manco io. Vai. Pure sul mio, però, mi raccomando, in descrizione. Bella, ragazzi, e bentornati. Bentornati, come dicono quelli bravi. E sul mio canale, con quest'uomo incredibile, finalmente a casa mia, perché ci eravamo stufati di fare i bambini a casa sua. Sì, poi sembrava una cosa ecologicamente sbagliata. Sì. Perché, scusa, mio figlio deve nascere a casa mia. Quindi oggi siamo qui, come detto dal titolo, con le giustificazioni più assurde. Cioè, le giustificazioni, raga, più assurde. E quindi vi dico anche che, se ne volete altre, passate al video che appunto è in descrizione, che è il video che è uscito sul suo canale, in cui ne abbiamo lette altre. Quindi, Sergetto, allora, è normale che a scuola uno, cioè, non sempre vada preparato. No, infatti. Cioè, io a volte ci vado in pigiama, considero. O comunque uno magari entra in ritardo per motivi molto che autistici, come dici tu. Esatto. E quindi si giustifica. Sì. La cosa che mi ha fatta io, sai qual è? È spesso tu ti giustifichi e loro dicono no, non l'accetto. E tu li guardi tipo, non puoi. Cioè, nel momento in cui io mi giustifico, tu non puoi. E ti porto a giustificazione perché non voglio essere interrogato e tu, no, allora ti mi interroghi, questo vuol dire mi interrogo. Lei ti guarda con fare importante, sì, e se serve ti metto anche due. È fatto, veramente. Da bruciare di casa, una persona va così. No, vabbè, tu devi andare lì con la fare macchina anche. Tu dici, prof, ma è sua la micra gialla. No, no, è sua la micra gialla, sì, ecco, bella merda. La micra gialla, è peggio di Lorenza. La prima giustifica, Sergetto, può essere quella di una mamma, solitamente, perché è chiaro che poi giustificazione. A meno che io non la fai da sola a 18 anni. Sì. Io posso, e tu no. Sono andato là, prof, che voleva fare oggi? Sono io che decido quando farmi interrogare. Poi la volta dopo mi chiama e mi mette due, ma questi sono dettagli. E allora una mamma può scrivere: mio figlio non ha potuto fare i compiti a causa dello shock subito per l'eliminazione del suo beniamino da amici. Perché da amici? È un particolare fatto. Perché non da uomini e donne? Ah no, se quella sarebbe stata la figlia. Pure amici non si scherza, se guardano le femmine la maggior parte. Amici. Infatti, mi preoccupa che sia il figlio. Beh, potrebbe essere un figlio con orientamenti diversi dalla esatto. Maggior parte della popolazione. È un sespo qualunque. L'alunno si sa, della classe quinta E, alle ore 9, il permesso di entrare a scuola alle ore 9 del giorno 11.01.16 per il seguente motivo: morte David Bowie, quindi chiaramente è morto David Bowie, partita addirittura dall'Italia per andare al funerale di grande, pensa, entrando soltanto alle 9, io gli ho fatto un applauso così, sì, poi, questo è un classico, questo è un classico, è un classico, però nessuno è un classico del liceo? Oltre a di tutti i licei, però è una cosa classica di tutti i licei, anche se non sono licei classici. Andiamo avanti. Data 3/11/1492, che ha scritto 1900. Vabbè, insomma, 200. tanti anni fa. Quinto A, alunno Tor di Fabio. Bene. Motivo: durata dell'assenza. Ah no, motivo e durata dell'assenza, questi sono i problemi miei italiani. Il giorno 31 ottobre, perché non mi ha suonato la sveglia. E basta. Cioè, vabbè, comunque l'onestà, cioè io sarei contento se fossi un professore, sarei contento perché tutti scrivono salute, famiglia. La meglio è stata la mia, che un giorno mi sono giustificato per la gita d'inizio anno. Allora io una volta non sapevo che scrivere, motivazione, ho scritto YouTube, che era vero perché sono andato da Zlatan per registrare delle cose. Però non l'hanno accettata, questa è mancanza di rispetto. Che schifo, ragazzi, siete degli ignoranti, sì, perché non capiscono che YouTube è infatti, lo sicuro. Allora, data 19/03/2012, si giustifica l'assenza di Mezzi? L'alunno si chiama Mezzi, ok? Ah, perché aveva di per i mezzi, no? Perché dal 14, vabbè, dovuto a paracadute difettoso. No, aspetta, fammi capire, che vuol dire? Cioè lui
Ah, probabilmente lui voleva venire a scuola con il paracadute, però non funzionava. È ritardato, il paracadute. È ritardato, che uno può andare a scuola con il paracadute. Sì, e sotto c'è scritto il fine giustifica i mezzi. Allora andiamo oltre. Praticamente sembra un codice fiscale questo screen. I0. Ah no, io. Io zero. Sottoscritto dichiara. Ma come? Vabbè. Io lui sono stesso. Doveva essere il sottoscritto, no? Io sottoscritto. Ha sbagliato lui e questo l'ha fatto sbagliare. È stato assente dal 5 ottobre 2009 al 6 ottobre 2009. È la Madonna. Bravo. Per il motivo. Pensavo fosse domenica. Ringraziamo l'insegnante per la sua capibilissima firma. Capibilissima, ragazzi. Che le hashtag capibilissima qui sotto nei commenti. Sergix è acculturizzato. E chiudiamo con stile. Andiamo. L'alunno giustifica il ritardo del giorno 8-1 dicendo che mentre veniva a scuola lo ha assalito un leone del circo sui testicoli. Ha insistito per farmi vedere la ferita, ma non ho comunque controllato. Suppongo però che la giustifica sia falsificata. In più afferma di aver perso un nonno per lo stesso motivo. E ha paura che da un giorno all'altro possa ricapitargli. Ha addirittura simulato un finto pianto per commuovermi. Opto per la sospensione e chiedo nei confronti dei genitori un reindirizzamento al ragazzo più intelligente. Ma è sadica questa donna. È la cosa più bella che abbia. È sadica, cioè il ragazzo è traumatizzato in maniera importante e tu lo tratti in questo modo. Ma poverino, dai. Povero nonno. Tra parentesi, alla fine non è stato sospeso. Detto questo, ragazzi, questo video. Questo, non quello. Cioè, sempre quello, perché loro se sbagliano, dicono quale video è finito. Questo è finito, anche perché non è cominciato qualche minuto fa, adesso è finito. Sergix è stanco, lo vedete proprio in faccia asciugato. E quindi, detto ciò, allora, lasciate i like che vi abbiamo chiesto all'inizio video se ne volete un altro insieme. Fatto sta che volate qui sotto in descrizione o sopra nelle schede, perché trovate il suo video molto simpatico in cui vi diciamo altre giustificazioni clamorosissime. Detto ciò, lasciate appunto un like se vi è piaciuto, commentino qui sotto, iscrivetevi se non siete ancora, passate dal nostro Instagram che sta scorrendo qui sotto in questo momento. E niente, never give up. Sì, hai imparato. Che porco che sei. Won't you to share that?